hanno fatto il giro dei social e sono state riprese dai principali media nazionali le immagini della folla di giovani radunatisi ieri sera a Porta dei Borghi a Lucca, incuranti delle normative anti-Covid. In quel momento, dopo le 18, alcuni locali della zona avevano chiuso i battenti, altri erano aperti ma con il solo servizio di asporto. Un consistente gruppo di ragazzi si è fermato in strada e alla fine è arrivato anche un giovane con casse musicali e sono partiti la musica e il ballo, senza ovviamente distanziamento e in molti casi senza mascherine. Sarebbero stati gli stessi gestori dei locali a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, che comunque già stazionavano in zona, che però non hanno proceduto immediatamente con l'identificazione dei presenti per non creare problemi di ordine pubblico. L'identificazione, ha spiegato il comune, sul posto era presente anche la polizia municipale, è stata condotta quando l'assembramento era diminuito e proseguirà nei prossimi giorni grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Nel frattempo è stato già denunciato il giovane che ha portato le casse musicali invitando i presenti a ballare. E da queste immagini girate da un residente sembra proprio che nel corso della serata ci siano stati anche atti di vandalismo. I gestori dei locali della zona hanno annunciato che si riuniranno nelle prossime ore, anche con l'appoggio di Confcommercio, per esaminare la situazione ed assumere eventuali provvedimenti.